La campagna nazionale itinerante Italia Vincente, targata Fratelli d'Italia, ha fatto tappa anche a Pescara con il deputato Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo del partito della Premier Giorgia Meloni, che in piazza Primo Maggio ha incontrato cittadini e militanti di Fratelli d'Italia per presentare i risultati del primo anno di governo Meloni. Prosegue il tour che stiamo facendo in tutta Italia, oltre 500 spiagge, per raccontare i primi mesi del governo Meloni, i grandi risultati nelle questioni concrete che riguardano i cittadini tutti i giorni. Oggi siamo a Pescara, non solo spiagge ma anche montagne, laghi. Siamo a disposizione dei cittadini, presidenti di regione, ministri, sottosegretari, presidenti di commissione, parlamentari, militanti, giovani, tutti a disposizione dei cittadini per ascoltare e raccontare. Fratelli Italia è un partito che è nato consumandosi le suole e le scarpe, adesso che siamo il primo partito Italia continuiamo a consumarci le suole e le scarpe. In questo periodo all'ordine del giorno, diciamo, del dibattito politico c'è anche quello del salario minimo, ma anche delle accise della benzina che la Premier Meloni in passato aveva detto di voler abolire. A che punto siamo su questi fronti? Stiamo lavorando per far ripartire l'economia e i dati degli ultimi giorni dimostrano come anche, per esempio, il provvedimento contro i furbetti delle partite IVA, quelle partite IVA apri e chiudi, pensiamo a molti anche che purtroppo hanno origini estere, penso nella mia Toscana ai cinesi, ai pakistani, che aprono e chiudono le partite IVA truffando così lo Stato e lasciando magari dipendenti non pagati, creando quindi quel lavoro povero che cerchiamo di combattere grazie alle norme Meloni, notizie di questi giorni, che 1.500 sono state trovate e chiuse, su altre 500 stanno indagando in modo approfondito. La lotta all'evasione che la sinistra ha sempre annunciato la stiamo facendo con il governo di centrodestra, la vera evasione fiscale. Così come il lavoro povero, la sinistra da sempre dice di voler fare il salario minimo, combattere il lavoro povero, quando erano al governo hanno creato queste condizioni, oggi noi le risolveremo con proposte serie e concrete come stiamo facendo su tutto.